Voce di uno che grida nel deserto, preparate la strada al Signore che viene. Papa Leone XIII, nel concistoro segreto del 30 dicembre 1889, si espresse per la prima volta così davanti ai cardinali: Venerabili fratelli, la conservazione della fede cristiana è messa in pericolo quando coloro che presiedono al governo del popolo assegnano allo Stato l'ufficio di vendicare all'umana ragione un primato senza misura e senza legge. Ciò significa rigettare totalmente ciò che da Dio è stato rivelato e apostatare assolutamente dalla Chiesa. Non pare vero che a questo estremo siamo pure alla fine arrivati. Non pare vero che siamo arrivati fino a questo punto, fino all'apostasia. Alla bestia fu data una bocca per proferire parole d'orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per proferire bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome e la sua dimora, contro tutti quelli che abitano in cielo. Le fu permesso di fare guerra contro i santi e di vincerli. Le fu dato potere sopra ogni stirpe, popolo, lingua e nazione. L'adorarono tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello immolato. In questo secondo ritratto, l'Anticristo è presentato quindi come bestia mostruosa, che abbiamo visto è immagine, no, del drago che è stato descritto al capitolo 12. Non si può dubitare che questa bestia, munita di tutta la potenza di Satana, e adorata con lui, non sia la figura dell'Anticristo. Questo è certo. Questo è stato il sentimento comune di tutti i commentatori cristiani, dai tempi antichi fino ai nostri giorni. L'uso di questa espressione, la bestia, mostra che nell'essere in questione il carattere bestiale dominerà invece dei sentimenti umani. Però questo non significa affatto che sarà una persona bestiale, anzi, dobbiamo aspettarcela una persona molto educata, molto anche raffinata, una persona che sa come comportarsi anche a livello diplomatico, non certamente una bestia, ma bestiale dentro, nella sua mentalità, nel suo modo di comportarsi, nei ragionamenti, nei pensieri che concepisce. Interessante questo, colui che si contrappone e si innalza sopra ogni essere che viene detto Dio. Ci pensate? Non ci sta dicendo colui che si innalza sopra Gesù Cristo e sopra la Chiesa Cattolica? No, sopra a ogni fede, a ogni culto, no? Questo ecumenismo interreligioso, colui che presiede a una organizzazione interreligiosa, no? Come colui che diventerà il presidente di un'ONU delle religioni e sarà colui che si siederà sopra a ogni culto religioso. Presiedere le religioni, tutte le religioni, fino alla fine a essere quasi identificato lui stesso come Dio, fino ad additare se stesso come Dio. Forse oggi ci sembra impossibile tutto questo, eppure queste sono le profezie. È che l'Anticristo farà una guerra accanita contro Dio e contro la Chiesa. Si evince da Daniele 7:25 e proferirà insulti contro l'Altissimo, distruggerà i santi dell'Altissimo, penetrerà
penserà di mutare i tempi e la legge. I santi gli saranno dati in mano per un tempo, più tempi e la metà di un tempo, dice il profeta Daniele. E poi Apocalisse 13, 6, 7. Essa aprì la bocca per proferire bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome e la sua dimora, contro tutti quelli che abitano in cielo. Le fu permesso di fare guerra contro i santi e vincerli. Le fu dato potere sopra ogni stirpe, popolo, lingua e nazione. Quindi l'anticristo farà una guerra accanita contro Dio e contro la Chiesa. È una cosa ben distinta dall'apostasia. Sull'apostasia, sulla base dell'apostasia, avrà la possibilità di emergere questo anticristo. E scrive Sant'Agostino: la prima persecuzione, quella dei Cesari, fu violenta. Per costringere i cristiani a sacrificare agli idoli, si proscrivevano, si tormentavano, si scannavano. La seconda, quella attuale, è insidiosa, ipocrita. Gli eretici ed i fratelli sleali ne sono gli autori. Più tardi ne succederà un'altra, più funesta delle precedenti, perché aggiungerà la seduzione alla violenza. E questa sarà la persecuzione dell'anticristo. Quindi l'anticristo, come abbiamo già detto la volta scorsa, sarà fondamentalmente la sintesi di tutto il male che nel corso del tempo si è abbattuto contro il popolo di Dio. Tutti questi anticristi precedenti sono prefigurazioni di quell'anticristo finale, che sarà proprio l'attacco finale di Satana contro il popolo di Dio, contro la Chiesa.